Vuoi dire qualcosa, Ruben? Mi avrebbe fatto piacere, mi farà piacere ascoltare anche l'ultimo relatore perché mi sembra corretto che tutti ci confrontiamo. Molti dei pericoli evidenziati dall'avvocato Bonomo io li ho scritti nei miei editoriali, cioè quando si è parlato di app, eccetera, la privacy e tutto il resto, e anche tutto il tema della profilazione, oggetto di miei studi molto documentati, perché ho citato anche degli studi americani, inglesi, che dicono un po' le cose che dice lui. Quello che ovviamente non approvo, perché altrimenti non farei parte della task force, è che ci sia un nesso tra le cose che lei dice, che lui dice, e quello che è l'operato attuale della task force, per la semplice ragione che noi non abbiamo alcun potere, perché nessuno ci permetterebbe mai di dire se una fake news è vera o è falsa. Non ci è stato chiesto di fare questo, come ho detto, e quindi noi quello che faremo è semplicemente fornire qualche strumento di valutazione per lasciare libera navigazione agli utenti, che potranno arrivare a pensarla come la penserà come la pensa l'avvocato. Potranno arrivare a pensarla come la pensano altri, e non ci saranno delle verità oggettive fino a quando il virus non sarà stato scomparso, non sarà stato sconfitto, e allora si capirà che la ricetta giusta era una ed erano sbagliate le altre. Quindi il pluralismo delle opinioni è fuori discussione, cioè noi parliamo di punti di vista che possono divergere, possono non essere coincidenti, ma nel rispetto delle opinioni di tutti. Io rispetto e ho apprezzato e ho imparato anche delle cose ascoltando l'avvocato Bonomo che non sapevo, riguardanti alcuni centri di potere, eccetera. Io queste cose, non essendo un complottista, non le ho approfondite. Potrebbero essere vere, potrebbero non essere vere, farò degli approfondimenti. Indubbiamente da questi dibattiti ciascuno di noi esce arricchito, perché percepisce anche un punto di vista diverso dal suo, però tengo a precisare che il mio coincide col suo, almeno per quanto attiene al rischio che vedo anch'io per la privacy e per gli altri diritti in questa fase in cui c'è stata una sospensione dei diritti costituzionali e democratici, sospensione che tengo a sottolineare la stessa Presidente della Corte Costituzionale italiana ha ribadito dover essere temporanea. Cioè, noi non possiamo consentire che si vada avanti con DPCM, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. È una sospensione temporanea, dal mio punto di vista opportuna e giusta, ma limitata nel tempo, è opportuno e giusta. Adesso non siamo più nella fase 1, siamo nella fase 2. Le decisioni si condividono con tutti, con le opposizioni, con le categorie, con gli industriali, con i sindacati, con i professionisti, con tutti. E si fa la mediazione. La politica deve fare una mediazione. Non c'è più la decisione presa sull'onda dell'urgenza e dalla drammaticità dell'emergenza sanitaria e delle terapie intensive stracolme. Non c'è più quella fase lì. Speriamo che non torni, e secondo me è probabile che non tornerà. Però intanto bisogna far ripartire il paese, e quindi tutte queste libertà che ci sono state sottratte per una finalità superiore, che era la tutela della salute, adesso dobbiamo riscoprirle nella loro essenza, e quindi il potere politico deve mettersi nelle condizioni di riconcedere, che non è neanche la parola giusta, perché la Costituzione dice riconoscere e garantire all'articolo 2 queste libertà. Le libertà preesistono allo Stato, il cittadino, l'essere umano ce le ha prima di appartenere allo Stato, quindi sono libertà che lo Stato si limita a riconoscere e a garantire. Adesso lentamente ce ne dobbiamo riappropriare. Quindi quelle preoccupazioni le condivido anch'io, e spero che nel tempo si possano ridimensionare, perché ciascuno di noi riacquisterà la libertà che ha perso. Posso fare a Giovanni Bonomo che in una brevità di tempo, io cercavo di fermarlo perché il tema della blockchain è il prossimo incontro che dobbiamo analizzare insieme. Io spero di. Però non puoi bruciare, non so quale sia il frutto del dibattito. Io ho delle convinzioni, ma non sono mica sicuro che siano giuste. Vorrei confrontarmi. Il motivo di questi incontri è che io cresco nel confronto. Tu sei stato eccezionale su tutto, coraggioso come sempre, e
sei andato veramente molto sparato in avanti. Facciamo subito tutto, affrontiamo tutto in 10 minuti. Sei stimabilissimo in questo, veramente. Ci ha dato dei grossi stimoli anche per valutare quelli che possono essere approfondimenti futuri, che però nascono dal fatto di queste fake news. Io ringrazio molto il professor Razzante, che è stato con noi, perché, guarda, io l'ho visto, è la massima autorità a livello planetario, e ancora ti ricordo che nasce a Milano in Cattolica, prima studiando scienze politiche, poi giurisprudenza, e poi è il primo che si è messo a studiare la fenomenologia e le distorsioni di internet sui diritti delle persone, dei cittadini. Quindi, in questo senso, tu sei andato già avanti sulle altre riflessioni, e comunque dobbiamo rifare prestissimo insieme anche la blockchain. È assolutamente un tema, e questa, cioè, identità digitale rubata, no? Che va comunque affrontato, e affronteremo adesso, entro 2 o 3 settimane lo affrontiamo anche quello. Però io ho Mi delle. scusa, vi interrompo un attimo perché proprio sulla blockchain, visto che vi hai citato, io ho fondato 6 mesi fa questo portale www.dirittodellinformazione.it sul quale vi invito quando avete tempo a fare una navigazione, che non si rivolge solo agli avvocati, ma che ospita spesso opinioni di avvocati e fin da ora, siete liberi di manifestare le vostre opinioni anche lì. E c'è proprio un articolo di ieri di un vostro collega sulla blockchain ai tempi del Covid e su possibili nuove utilizzazioni della Sì, blockchain. Ve lo in Cina. segnalo, può essere Stanno utile. facendo in Cina, la blockchain serve anche per controllare la pandemia, come la stanno utilizzando già in Cina. Sì. E poi c'è anche. Il punto di vista dell'avvocato è contrario, quello dell'avvocato che scrive il pezzo sul mio portale è contrario, quindi può essere anche in sintonia con quello che state dicendo. Sì, grazie, grazie Ruben.